siccome sono tante le richieste di aiuto che ci arrivano dai nostri amici tenori, abbiamo deciso di chiedere il permesso a uno dei nostri allievi tenori che ha risolto un problema tecnico specifico, di poter realizzare un video per chiarire una questione piuttosto difficile della voce del tenore, che è il cosiddetto passaggio alla voce di testa. Allora, il nostro allievo ha risolto piuttosto bene questo problema, anche se ci sta ancora studiando. E così come faceva il grande Ugo Benelli, abbiamo deciso di fargli fare una serie di vocalizzi su una frase anziché solamente su vocali pure. Questo serve perché intanto si articola meglio la dizione e si usa la voce con sillabe complesse e poi anche perché il vocalizzo diventa più esteso ma nello stesso tempo non troppo violento, perché nel canto lirico purtroppo quando le posizioni vocali sono sbagliate e su posizioni vocali laringe si tende a forzare, lo strumento si blocca. Quindi noi partiamo dalla frase "una furtiva lacrima", ma anziché farla nella tonalità originale partiamo da una un pochino più bassa, per esempio fa minore. Semitono fino alla zona del passaggio e anche oltre. Allora, mi minore. Troppo bene le vocali tende a forzare lo strumento laringeo. Quando Beniamino Gigli suggeriva di fare tutte e cinque le vocali nella stessa posizione, voleva dire semplicemente di accomodare la pronuncia delle vocali in funzione della comodità laringea. Ancora, quindi non sforzare quando dici la I. Facciamo lavorare i nostri allievi più che su posizioni larghe e spinte,
su un sistema di amplificazione molto efficace che porti la voce lontano, perché in teatro non è tanto la voce grossa che funziona quanto la lama. Quindi andiamo avanti sulla minore. Ritrovatemela, la furtiva lacrima, che fine ha fatto? Eccola. Eccola qui. Allora, noi abbiamo esattamente adesso la sua tonalità originale. E notate che Donizetti l'ha scritta sulla nota di passaggio Fa, che è proprio il momento di crisi in cui la laringe non è comodissima. Però Donizetti ha anche scritto dolce e piano, perché era uno che comunque per le voci sapeva scrivere piuttosto bene. Direi che è veramente eccezionale questo incipit. L'unica cosa, darei un accento la, una quasi doppia L, perché la lacrima che ti interessa a te. Dai, ancora. Molto bene. Adesso io faccio un'altra cosa. Mi spingo oltre la zona del passaggio e poi chiederemo a Marco che cosa sente in quella zona lì, tra il Fa e il Fa diesis. Allora, quindi saliamo, si minore. Ok, attenzione all'attacco, preparalo, sempre mentalmente, mi raccomando. Non so se tu venga ripreso così distante, penso di sì, però avvicinati un pochino. Siamo sul Mi, quindi immediatamente prima della zona del passaggio, ok?
Allora, domanda, cosa senti qui tu? Cosa fai per andare, diciamo, agevolmente dal do al mi? Senti i cambiamenti? Senti qualcosa di speciale? Sì, nel mi già la laringe sta cambiando posizione. Lo senti proprio? Sì, si sente. Quindi non ha la stessa posizione del do. E quindi dobbiamo lasciarla andare nella laringe dove vuole lei, però non aumentando più di tanto il volume, perché se noi aumentiamo il volume, il collo si sente nel collo. Si vedono le vene Deve del collo che venire. esplodono. Ecco. Allora, tra l'altro noi e i nostri allievi insieme ci siamo messi proprio a studiare che cosa dicevano i grandi tenori del passato sulla zona di passaggio, per esempio Aureliano Pertile, Caruso, Gigli, cioè tutta questa gente che sapeva evidentemente cantare perché abbiamo le registrazioni. Ha dimostrato che cosa faceva proprio cantando e registrando, e in più ha lasciato dei testi scritti e tutti quanti dicevano: ah, c'è anche Galliano Masini, raccogliere il suono, alleggerire il passaggio, chiudere la posizione. E questo non vuol dire assolutamente che uno deve cantare come uno che non abbia voce, ma spingere nella zona del passaggio vuol dire in qualche modo bloccare lo strumento. Ok, saliamo di un altro semitono, quindi dal do mi saliamo al do diesis fa. Ok, e che cosa succede qui? Allora, a questo punto Cosa senti? Proprio io che parla. sento Sì, io, qui esattamente. la gola non interviene. A volte ci porta in inganno il passaggio, perché vogliamo, forse quella difficoltà che sentiamo dentro ci induce a spingere ancora di più, ma invece non è così, perché diciamo che dobbiamo solamente aiutare la laringe. O, anzi meglio, aiutare, diciamo, il suono a portarlo ancora più sopra, più in maschera. Quindi si sente che se il sol sta qui, per esempio un do, il fa me lo sento ancora più Più sopra. sopra, ancora più in testa, quindi ovviamente tutte queste note per passare al registro di testa vuol dire che le vibrazioni in qualche modo sono facilitate a passare sopra, quindi affondare lo strumento laringeo mentre il suono deve salire forse non è la cosa più fisiologicamente adatta. Magari c'è qualcuno che può riuscire a farlo, però lo strumento vocale naturalmente, e questo lo posso dire anch'io come soprano, deve essere lasciato libero di lavorare come vuole. E questo tenore sta dimostrando che non ha problemi di passaggio alla zona del registro di testa. Allora, io ti inviterei, non so se sia tecnicamente possibile, fare un esempio in cui tu blocchi lo strumento, cioè cerchi di portarlo, non te lo chiederò mai più perché fa male, però diciamo per farlo vedere al mondo, portati un po' più avanti, ecco. Quindi che cosa suggerisci di fare al passaggio? Leggerezza, non aumentare il volume più di quanto Non sia non sia necessario. necessario, anche perché non è necessario, tanto lo ascoltano benissimo il suono, anzi più leggero è, Che poi meglio è. leggero non vuol dire piano. Attenzione, leggero vuol dire messo bene in punta, ben avanti, bene in maschera, penetrante, che quindi cammina molto. Ricordatevi che in teatro sono i suoni piccoli, cioè concentrati, che funzionano, bucano l'orchestra e arrivano fino all'oggione. Allora, Questo se dovremmo, ecco, accarezzare, come se accarezzassimo una donna. Ecco. non dimentichiamoci che è sempre un tenore. Allora, direi di salire re fa diesis.
eccezionalmente importante, che buca proprio tanto e viaggia tanto. E sì, però io non sto facendo nulla, cioè io sto solamente aiutando. Ecco. Senti, a livello di fiato, di spinta, cosa senti? Dobbiamo mettere più appoggio rispetto alle note gravi, e io parlo anche per me, anche le note acute. Ma più appoggio, che cosa intendi tu per più appoggio? Per appoggio non si intende il fiato, cioè buttare più fiato. Quindi non più volume, attenzione, ma sostenere la pressione. La pressione. Quindi più pressione costante, ma non forza, attenzione. E questo vale anche per le voci di soprano, parlo io come diretta interessata. Adesso vi faccio sentire il mio passaggio, non so da un video quanto possa risultare, però io il mio passaggio alla testa ce l'ho proprio sul fa diesis. Questo è do fa naturale e poi farò in successione re fa diesis. Ancora la laringe è in una posizione alta ma media. Canti da solo, davvero. Infatti la prima interprete di Fanciulla del West con Caruso, la Destin, diceva sempre: quando io canto non mi sento la gola. Quindi nel momento in cui voi cantate e sentite tensioni qui, automaticamente andrete a bloccare la laringe e questo sarà un grave danno. Saliamo? Mi bemolle sul diesis, mi bemolle sul naturale. Tanti armonici così tanto brillanti che mi buca le orecchie. Mi sol diesis. Attenzione. Sì. Che cosa è successo? Perché ho cercato di dare di più di quanto dovevo. Di quanto dovevi. E si è sentito un crack. Allora, ricordatevi anche una cosa, che Gigli confessò di aver avuto problemi sugli acuti per la prima parte della sua carriera. Mentre era in carriera, lui aveva problemi sugli acuti. Lo stesso Aureliano Pertile aveva qualche problemino sugli acuti. Lo stesso Caruso aveva qualche problemino sugli acuti. Quindi, che cosa bisogna fare? Bisogna studiare, 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 ma con dolcezza, perché se si forza lo strumento, veramente è la fine. Allora, ripeti questo passaggio, mi naturale, sol diesis, cercando di accarezzare, accompagnare questo passaggio, portando gentilmente la voce da una nota all'altra. Attenzione, dal registro di petto, giù, mi naturale, al registro di testa. In questa terza la laringe deve compiere un grande, insomma, uno spostamento importante. Non so se avete notato che Marco ha alleggerito proprio... continuando a sostenere il suono, ma ha tolto la spinta, è passato alla nota superiore e poi è rimesso. Puoi ripetere questo difficile passaggio? Fantastico Marco, adesso possiamo salire fa naturale la naturale, che pure non è il massimo della comodità. Fase di studio, quindi non è ancora
decisamente pronto per affrontare tutto lo scibile umano dell'opera, però almeno ha capito qual è la direzione di studio e quindi siamo veramente molto tranquilli. Dunque, fa diesis si bemolle. Qui sei già sul registro di testa, quindi su fa diesis attaccherai in un'altra posizione. Mi raccomando, usare sempre bene l'orecchio che guida la laringe. La laringe è uno strumento che canta da solo.